Pronti? Ale? Sì, buonasera dallo studio del Maracanã, dallo stadio del Maracanã. Buonasera a tutti. Siamo qui in compagnia con il signor Matteo Dinolfi e Felice Di Palma, Fritz One. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sì, siamo qua intanto tra la partita dei quarti di semifinale tra Inter e New Saints. Adesso giriamo la telecamera per vedere il match. Buonasera a tutti. Incomincia il match tra Inter e New Saints. Eh sì, è cominciato il match di questi quarti di finale, l'ultimo quarto di finale in campo, come abbiamo detto in precedenza, New Saints ed Inter, che si sfidano per questo quarto di finale. Chi vince affronterà, ricordiamo chi affronterà, Frizione. Le semifinali, penso, giusto Matteo? Sì, e chi affronteranno in semifinale queste due squadre in caso di passaggio del turno? Il Valencia. Eh sì. Ci potrebbe essere anche un classico, oppure ci potrebbe essere New Saints Valencia. Staremo a vedere. New Saints che però è avvantaggiato perché è meglio piazzato in campionato, quindi è favorito. In caso di parità passerebbe il turno, vero Fritz? Giusto, sì, diciamo così, in classifica passerebbe il turno in New Saints, a quanto pare. Tanto c'è tocco del numero 4 che va in passaggio del portiere. Il portiere che passa la palla nell'altra parte del campo. Intanto c'è Michele che riparte. C'è Si attesta, intanto, ancora sì. la testa. È arrivato il signor Pasquale Testa, buonasera. Siamo qui in telecronaca dello stadio del Maracanã. È venuto a vedere i suoi prossimi avversari Testa, anche se deve giocare in Serie B, impegnato anche in Serie B Testa. Lo salutiamo, dov'è Testa? Tanto c'è un po' di freddo qua sullo stadio del Maracanã. Sì, come al solito. Come al solito siamo qua in postazione del video Nola. Eh sì, siamo al posto di Giando, di scusate. Isidoro Alberto Tardivo. Sì, ci ha abbandonato al suo posto. Ci siamo noi. Lo sostituiamo degnamente. Che dici, Fritz? Certo. Degnamente e clamorosamente. Era da Tanto Prisco. E poi la E poi la rete. rete del New Saints! In vantaggio il New Saints! La rete del Numero 2. numero 4. 4, scusatemi. Quindi gol del numero 4, la rete di Maurizio De Luca, che porta in vantaggio i suoi. Sì, la rete di Maurizio De Luca. New Saints che ha avuto qualche problemino negli ottavi di 1-0 Giorgio. finale New contro Saints. il City, una partita Sì. molto, Aspetta, molto Giorgio. brutta, diciamo, per le cose successe in campo, soprattutto per le troppe proteste. Intanto ci prova col destro chirurgico, non so chi è il numero 4, se non mi sbaglio, Matteo. Era il Il numero numero 10. 10, sì, scusatemi, che non ci abbiamo le distinte qua. Era il numero 99, alla Cassano, Antonio Alfieri, bomber Antonio Alfieri. Sì. Fa un po' freddino qua sopra lo spalto del video non l'ha. Eh sì, fa un po' freddino. Inter che è quasi al completo, anche se ha un solo cambio a disposizione, il suo capitano, che preferirebbe non schierare, Adinolfi, che è abituato a stare in panchina, vero Fritz? Sì, ma poi rientrerà il secondo tempo il calcio. Intanto c'è il calcio. Non sono partite adatte per il capitano No, nerazzurro. no. Secondo te giocherà il classico? Ma non lo so, Tanto sbaglia il clamoroso Peccerella col suo sinistro chirurgico che va a fondo al lato per il portiere. Sì, ricordiamo anche che Adinolfi Matteo invece con il Valencia ha giocato nel quarto di finale contro il Trabzonspor in 5 contatti, la squadra spagnola, ed è riuscito a portare a casa la semifinale. Ricordiamo anche l'Everton con i 5 contatti ha portato a casa la vittoria. Che chiamando il time out il mister Di Palma. Sì, è stato
Un'ottima chiamata quella di Mister Di Palma, che si è subito fatto vedere in panchina, ha dato subito il suo contributo, anche se non aveva a disposizione nessun cambio, però è riuscito a mettere bene in campo la squadra ed è riuscito a portare a casa i 3 punti della semifinale soprattutto. Ricordiamo la semifinale Everton Hajduk Spalato. Eh sì, perché l'Hajduk ha battuto non con davvero con scioltezza il Real Madrid, no? 10-2, il risultato finale ci ha impressionato questo risultato, perché doveva essere una delle partite più in bilico di questi quarti di finale, invece non è stato così. Il Real Madrid un po' scarico, un po' spento, con qualche assenza, mentre l'Hajduk ha voluto onorare la competizione al meglio e l'ha fatto con i suoi uomini, portando a casa quindi la semifinale. Aspettiamo quindi l'ultima semifinalista, semifinale che ricordiamo si giocheranno settimana prossima, poi la finale nella prima settimana di gennaio, prima di dare il via al ritorno del campionato, mentre qui Riva ci prova, palla alta. Russo, Sbaglia che c'è un calcio d'angolo in confronti per l'Inter. Intanto lo va a battere il Russo in questo calcio d'angolo. eh sì, E intanto Pezzella ci trova il palo, mannaggia. Peppe, Mazzocchi. vedi, sei in diretta, vedi un attimo, vedi su Facebook se sei in diretta, vedi su Facebook se sei in diretta. Eh sì, quindi dicevamo 1-0 per il momento il parziale. Adesso porta palla la squadra nerazzurra, Mazzocchi, Esposito, veramente Salvatino Russo, non li riconosci da qui sopra, Fritz One. Voci di mercato anche sull'Inter, proprio il numero 88, che adesso è in possesso di palla, vicinissimo alla squadra nemica numero uno dell'Inter, clamorosa indiscrezione di mercato. Se andrà in porto questo colpo, sarà davvero un grande smacco per la formazione nero-azzurra, che Ok, seguiamo intanto la partita qua. sì, dicevamo che voleva prendere testa, invece si ritroverebbe senza un uomo cardine del suo attacco, proprio dandolo ai rivali storici. Eh sì, intanto qua è... Sì, intanto qua numero 99 prende la palla. Prendi la palla, intanto c'è ancora tutto buono. C'è un brutto fallo qua, penso. No, fallo laterale per l'Inter, che ci prova Peccarella. Peppe, si vede. C'è brutto, cioè, tira un po' di venticello qua sopra. C'è Sì, un po' di venticello, sì. un po' di venticello che dà fastidio. Fa girare palla ancora la squadra nero-azzurra, completo nero-azzurro. Ci dice intanto l'arbitro. Tanto l'arbitro Monda ci dice New Saints ben, messa bene in campo, soprattutto in fasi difensive e in attacco. Ricordiamo anche senza portiere il New Saints, c'è cioè Gioacchino Paduano tra i pali, che Sì. però già ha giocato una volta contro il contro la, non ricordiamo bene, contro forse il Real. Non ricordiamo bene di che giornata si tratti. Comunque Paduano era tra i pali. Intanto 2 contro 1, 2 contro 1, Alfieri, 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 palla in mezzo, sbaglia clamorosamente Alfieri, poteva servire tutto solo Iorio, che Eh sì, ha fatto una bella prestazione Alfieri con il numero 99. Eh? Tanto arriva anche Cappuccio. Ehi.
stato c'è stata la rete dell'Inter messa a segno da chi ha segnato Sabatino Sabatino Russo. Uno pari quindi per la formazione. Vediamo un po' se siamo in diretta qui. Non vediamo nessuna. Sì, trofeo check. Sì. Qui. Qui metti sotto. E intanto nulla di fatto. E qui vedi un attimo, non c'è. Aggiorna la pagina. Aggiorno. Aggiunge i gruppi, l'ha già fatto. Tanto calcio d'angolo, anzi no, rimessa laterale in favore del New Saints 1-1. Riva la mette giù. Poi si prova a coordinarsi, ma come Zocchi Esposito non trova la porta. Intanto fa girare ancora la palla la formazione nero-azzurra con Mazzocchi, è arrivato anche Cappuccio per dare una mano alla formazione di Mazzocchi. Intanto gran tiro di Alfieri, la grande risposta di Michele Prisco. Poi adesso Mazzocchi, portapalla. Fa girare palla ancora la squadra nero-azzurra. Peccerella, quello che portapalla, Peccerella. Poi la mette in mezzo, non c'è nessuno però. Intanto qui c'è il gol di Sabatino Russo e approfitta dell'errore della formazione gallese e trova quindi il gol del vantaggio, vantaggio per la squadra nerazzurra.
Intanto il palo colpito dalla formazione nerazzurra in vantaggio adesso per 2-1. Intanto Alfieri cerca compagno di squadra, non lo trova, poi Iorio. Palla ancora la formazione nero-azzurra. Poi Cappuccio non riesce a trovare il tap-in. Hai visto sul computer? Visto sul computer, devo dire. Vai, sale un po'. Ancora qui su qua, speciale sorteggio. Ti segui live, segui live. Live. Live Come si chiama? Trofeo Jack. Tanto c'è ancora l'Inter, attenzione. Sabatino Russo, palla per Mazzocchi, Peccerella, ancora facciare per la formazione nerazzurro con Sabatino Russo, Cappuccio, uscito Peppe Spotio, ci prova dalla distanza Cappuccio. Poi Riva, trova il gol. Uno del pareggio, due pari. Due a due, giusto? Due a due, due a due, due a due. Cappuccio, Patino Russo, Peccerella. Il gol del vantaggio, il gol del vantaggio del New Saints 3-2. Ed
partecipava ancora il New Saints, che adesso è il vantaggio di una rete, 3-2 in vantaggio la formazione bianca. Adesso ci prepara ancora bene il New Saints, ancora arriva, poi Mazzocchi recupera un buon pallone. Cappuccio. No, non andare. Allora devi andare. Passa New Saints. Vai di solamente di là, vedi sul gru. Vedi sul computer. Metti il trofeo Jack. E vedi se la sto facendo io. Hai visto il trofeo Jack? Facebook. E ci ha provato qui un gran destro di Antonio Alfieri, non ha trovato però la porta. Recupera ancora la palla Antonio Alfieri, attenzione, poi ferma il gioco, arriva al destro, alto. Tre a due per il New Saints. Cirella.